Prosegue il programma di allenamenti per il Tempio di Mister Nativi, che attende di poter riprendere il campionato di promozione quest'oggi a Nulvi contro il Monte Alma per un allenamento congiunto importante per ritrovare condizione e provare ad avvicinarsi sempre di più al rientro al campionato. Mister Nativi, si torna in campo almeno per un allenamento contro il Monte Alma dopo averla affrontata nella preparazione. A che punto è il lavoro per i ragazzi in questa lunga sosta? Ma è una lunga sosta per tutti, è stata una buona sgambata perché abbiamo ripreso i 90 minuti delle partite che servono per trovare la condizione e capire la condizione fisica dei giocatori, di chi era da recuperare fisicamente dagli infortuni. Abbiamo valutato le condizioni di Bianco, che anche lui è in recupero dopo l'infortunio, e quindi sono ottime prove queste per trovare la condizione. Mister, la sosta durerà ancora a lungo, ci saranno quindi delle altre amichevoli, altri incontri, gli allenamenti proseguono perché bisogna tenere tutti sul pezzo ovviamente. Sì, esatto, gli allenamenti proseguono perché i campionati ripartiranno, come sappiamo il 30 ripartiamo con i campionati, e ci saranno altri amichevoli per cercare di trovare la condizione migliore e tenere la condizione della partita, quindi noi proseguiamo i nostri allenamenti, dopo ci sarà chi sceglie, chi decide per la ripresa dei campionati. Mister, soltanto un accenno su questo allenamento odierno, che cosa ha visto tra prime linee e seconde linee? Ho visto degli ottimi risultati, stiamo mettendo in pratica quello che chiedo. Abbiamo visto che manca da un mese la partita, perché l'ultima partita l'abbiamo fatta il 19, però ho visto una buona sgambata, una buona squadra, anche il Monte Alma, una buona squadra in prima categoria, quindi sono contento. Grazie a Mister Nativi. Grazie a voi. Mister Vincenzo Renda, ci siamo rincontrati dopo la preparazione, un allenamento con il Monte Alma, prima a Tempio, adesso qui a Nulvi. Che cosa è cambiato nella vostra squadra in questi mesi? Allora, diciamo che noi abbiamo una squadra molto giovane, sono per la maggior parte tutti 2003. Nella prima amichevole con il Tempio, dove li ringrazio anche per l'ospitalità ricevuta nella prima amichevole, avevamo una squadra comunque che aveva una settimana di preparazione, quindi ancora dei meccanismi non si erano ancora consolidati. Adesso comunque i ragazzi si vede che stanno lavorando bene, sono pienamente soddisfatto del loro impegno e stanno mettendo comunque in pratica tutto il lavoro svolto dalla preparazione sino adesso all'inizio campionato. Mister, stop ai campionati, ancora un problema legato alla pandemia, è difficile, vero, tenere insomma il ritmo con tutte queste soste? Sì, sì, infatti è difficile, anche perché comunque sono ragazzi giovani, la mia squadra, ripeto, è una squadra molto giovane che viene da un campionato allievi, e quindi questi ragazzi vogliono giocare, vogliono divertirsi, e mancando le partite la domenica il campionato, bisogna nonché fare queste amichevoli, soprattutto con squadre che puntano a vincere il campionato, e anche per testare comunque il loro percorso di crescita, e quindi bisogna sempre allenarsi, tenerli sempre nel gruppo, e ben vengano queste belle amichevoli come il Tempio. Grazie allora, in bocca al lupo naturalmente anche al Monte Alma. Grazie a voi e grazie al Tempio.